Oggi è il 7 di settembre del 2017. Questo è il campo della Pallerenese, dove ha sempre giocato mio figlio. Prima era sponsorizzata dal Milan, adesso dallo Spezia. Di fronte al mio popolo, insomma, mi assumo un po' le mie responsabilità, visto che calcisticamente non ci vediamo di buon occhio, però così non si può andare avanti, nel senso non che voglio scatenare una guerra o chissà che cosa, però tutti questi bambini, questi ragazzi che vengono qui a allenarsi inconsapevoli del loro futuro che a noi è stato già tolto, a Spezia quando vado a prendere mio figlio a scuola, al Sauro, parlo con i suoi compagni, vedo che sono abbastanza distaccati dalla vita e dalla realtà. Non hanno modo di capire effettivamente cosa li aspetta. E allora mi sono soffermato qui al campo della Pallerenese perché ci ho passato tanti anni per seguirlo, venirlo a prendere, stare insieme a lui. Tante sofferenze, tanti dolori della mia vita. E chi mi conosce a Spezia, i miei amici, sanno che si va poi oltre il calcio. Che andiamo un attimino a parlare di qualcosa oltre un calcio che non esiste più. A qualsiasi livello è stato spazzato via, solo denaro, 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 e siamo tutti attaccati alla nostra maglia, facciamo di tutto per difenderla. Ogni anno speriamo che le cose vadano meglio, ma poi i soldi se le tengono in tasca sempre gli stessi. E allora, ogni volta che passo di qua da Vigneta, questo nuovo manifesto, questo nuovo striscione, e oggi che è la festa del Genoa perché è il suo compleanno, 124 anni, vado tutto al contrario di quello che è il raziocinio dell'essere umano, vado a cercare aiuto in tutta la Liguria, Toscana, in Italia, sperando che la gente si svegli, prenda coscienza e una volta tanto, insomma, qualcuno incominci a darsi da fare veramente. Siamo ormai sul baratro. Il baratro vuol dire che è difficilissimo tornare indietro. I capitalisti e le multinazionali si sono impadronite di tutto. Noi subiamo, io no perché non ho nulla, quindi a me non mi porta via niente nessuno, se qualcuno si vuole prendere la mia vita lo può fare tranquillamente, però per il resto vedo che le persone, le famiglie stentano veramente a arrivare ormai al fondo al mese e quant'altro, ci raccontano un sacco di balle che c'è la ripresa di sopra e di sotto, l'ho già detto nei giorni scorsi, io ho parenti in Australia e in Inghilterra che hanno conoscenze nell'ambito finanziario. Una mia cugina lavora in banca in Australia e mi è stato detto: guarda, che la recessione è altissima in Italia, ci sono dei rischi grossi per il popolo, non per le aziende, perché quelle imboscano il denaro e scappano in caso di qualsiasi cosa, una sommossa o che so io, una disfatta del paese, un crack. Però veramente l'Italia è in una recessione altissima, ci raccontano un sacco di balle, tutti quanti, dal Presidente della Repubblica, da Mattarella, arrivare fino all'ultimo scagnozzo del capitalismo. E quindi i nostri figli, stringi, stringi, cioè noi cosa possiamo aspettarci? Io ho 50 anni, non è che devo fare delle scalate.
più che a dare su a Vinca, non posso andare da nessun'altra parte, ho Crocetta d'Orelo a Genova, non lo so, ma la scalata che dobbiamo fare è per chi è più debole, quindi per le persone più anziane, e per i bambini, per i ragazzi, cioè per coloro che hanno un futuro veramente disastrato e che non se ne rendono conto, purtroppo. Allora, questo non è un tradimento, ma è veramente la volontà di unire il popolo sotto una bandiera diversa. Sceglietela un po' voi, quella che vi piace di più, che sia religiosa, che sia, che ne so, umana, che sia quello che volete. Basta che incominciamo a veramente darci da fare e a dire le cose come stanno. Non abbiate paura, tanto purtroppo la morte ci prenderà tutti. E adesso qualcuno mi dirà: muori tu. Io lo so che devo morire, l'ho già vissuta quell'esperienza per colpa delle assicurazioni generali, l'ho già vissuta due volte, quindi so benissimo, ragazzi, com'è la morte, che cosa vuol dire risuscitare dall'inferno. Se dobbiamo morire, moriamo con orgoglio e diamoci da fare, non lasciamogli in mano tutto a sta gente qua. Buona giornata a tutti e con affetto, che Dio ci assista.